Welcome to Linear Light podcast section. Visit our website linearlight.com. Lighting talk with Giorgia Bono, TAILOR-made light, dimming solutions. Diamo il buongiorno a Giorgia Bono, designer industriale nonché lighting designer freelance. Benvenuta. Buongiorno anche a te Silvia, buongiorno a tutti. Signora Bono, lei lavora in questo settore da diversi anni. Come ha cambiato la concezione della luce l'avvento del LED? Ora che il LED è diventato la sorgente primaria per l'illuminazione della maggior parte degli ambienti, la luce diventa ancora più sartoriale, perché è miniaturizzata e si insinua in ambiti impossibili fino a pochi anni fa. Quindi mi capita spessissimo di integrarla non solo con l'architettura, ma anche e soprattutto con l'arredo. Ad esempio nascondendola in pareti di tessuto fonotrasparente utilizzato per l'home theater, oppure utilizzando la retroilluminazione non solo su piani orizzontali come quello di un bancone bar, ad esempio, ma anche con l'inserimento della luce nelle ante o nelle spalle dei mobili che vengono rivestiti di materiali con materiali pregiati come la pietra, il legno e addirittura la pelle, che da spenti mantengono la propria matericità solida per poi prendere vita al calar della sera attraverso la luce. La tecnologia si è notevolmente evoluta, la percezione della luce è cambiata. È cambiato anche l'approccio, l'obiettivo del lighting designer, secondo lei? L'obiettivo primario è sempre quello di soddisfare il cliente di oggi, ma anche quello di domani, perché le esigenze delle persone cambiano nel tempo. E mi è capitato anche di progettare la casa di un committente e di doverla poi riprogrammare sulle abitudini del nuovo proprietario che aveva successivamente acquistato questa dimora. Come si fa ad essere progettualmente pronti per adattarsi ad esigenze differenti da quella del committente iniziale? Per raggiungere questo grado di flessibilità e di personalizzazione così estremo è necessario poter disporre di tecnologie altrettanto evolute. In particolare io utilizzo molto la luce RGB white quando si tratta di creare scenari che esprimano una certa teatralità, come in occasione di lounge party in piscina oppure scenari legati alle essenze in una zona benessere. In queste situazioni non è sufficiente il tradizionale RGB perché spesso sono richieste sfumature di colore più discrete, come non so, una lieve sfumatura rosa pastello in un angolo della camera della bimba, oppure cambi di colore estremamente graduali dalla luce bianca a quella colorata, specialmente in ambito residenziale dove il comfort è veramente imprescindibile. Oltre alla scelta di apparecchi dotati di diversi tipi di ottiche e alla scelta della colorazione, sia essa bianca o colorata, è importante scegliere apparecchiature affidabili e avanzate per l'alimentazione, ma soprattutto per la dimmerazione, perché da questa scelta dipenderà la percezione da parte del cliente, che spesso è un profano, della qualità del progetto finale. Spesso in ambienti come la zona living o in spazi ampi dove le persone soggiornano per lungo tempo e dove svolgono diverse attività nei diversi momenti della giornata, i corpi illuminanti sono molti e di differenti tipologie, perciò è importante riuscire a gestire al meglio gli scenari luminosi. Nei limiti del possibile io preferisco inserire sempre corpi illuminanti dimmerabili per poter gestire l'accensione, lo spegnimento e i cambi di scenari in modo graduale e dare tempo agli occhi di abituarsi alla variazione di luminosità dell'ambiente, a differenza delle lampade alogene e ad incandescenza, diciamo, tradizionali, che dimmerate al minimo risultano spente, il LED anche al minimo è sempre acceso e si crea una sorta di stacco tra la dimmerazione minima e lo spegnimento. È auspicabile che con i progressi tecnologici nei prossimi anni questo problema venga risolto. Addentrandoci in ambito di dimmerazione, può farci un breve confronto fra protocollo DALI e tecnologia 1-10 volt? Lei quale predilige? Il DALI è un protocollo digitale dove ogni loop permette di controllare fino a 64 alimentatori elettronici suddivisi in gruppi da 16. I vantaggi di questa tecnologia sono legati soprattutto alla flessibilità, in quanto ogni ballast viene indirizzato e cioè identificato singolarmente, quindi è possibile agire sulla singola dimmerazione e sui vari raggruppamenti anche a posteriori. Non soffre le distanze perché, variata la sezione del cavo base, la dimmerazione risulta omogenea su tutta la linea ed è un sistema aperto all'integrazione ad esempio di sensore di presenza oppure sensore di luce diurna. Di contro,
ogni modulo gestisce al massimo 64 ballast, quindi è un numero limitato, ed è necessaria una programmazione gestita da un professionista domotico per l'impostazione degli scenari e anche per eventuali modifiche future. Invece la tecnologia 110 V è un sistema analogico. Il segnale di controllo è una tensione continua che varia tra 0 e 10 volt, dove alla tensione di 10 volt la luce controllata dovrebbe essere al 100% della sua capacità potenziale, mentre a 0 volt dovrebbe essere a livello dimming più basso possibile, che non è 0, è 1 nel caso della luce. I vantaggi di questa tecnologia sono anzitutto che è un sistema semplice, perché ogni gruppo ha bisogno di un proprio cablaggio, quindi la messa in servizio non richiede un tecnico domotico specializzato, ma spesso può essere gestito dall'installatore e non è necessario un software specifico di gestione, quindi in questo senso è più economico rispetto a un sistema più complesso. Di contro è un sistema rigido, non è possibile reindirizzare i gruppi di apparecchi in un secondo momento, ma si può intervenire solo sui livelli di dimmerazione e non sui gruppi pensati inizialmente. Necessita di più attuatori al quadro, in quanto con i ballast il rapporto è di 1 a 1. Per poter interagire con eventuali sensori è necessario ricorrere a moduli aggiuntivi che non sempre hanno spazio nel quadro, ed è una tecnologia molto sensibile alle cadute di tensione e quindi spesso si rischia di avere diverse intensità di luce su linee di lunghezze importanti. Io per lo più prediligo il sistema d'ali e in generale i sistemi di building automation aperti, in modo da avere la possibilità di integrare anche in un secondo tempo i vari ambiti di gestione di un edificio. Direi spiegazione più che precisa ed esaustiva. Signora Bono, la ringrazio per essere stata nostra ospite nella puntata di oggi e le auguro una buona continuazione. Grazie mille a voi, buon lavoro e buon proseguimento. Thank you for joining us. Discover more on our website linealight.com.